Io amo i beni culturali è il titolo del concorso di idee che l'Istituto Beni Culturali promuove insieme ad altri enti dal 2011. Ogni anno l'Istituto Beni Culturali invita attraverso un bando i musei, gli archivi a unirsi in partenariato con le scuole secondarie per presentare un progetto di valorizzazione o di un bene culturale dislocato sul territorio o del museo stesso o dell'archivio, che si svolgerà nell'anno scolastico successivo. Naturalmente i protagonisti devono essere i giovani, devono essere loro gli attori che realizzano il progetto personalmente. Ritenete che questo progetto sia stato utile per voi? Beh, sì, è stato utile perché comunque abbiamo imparato a conoscere gli oggetti che si usavano un po' di tempo fa e abbiamo imparato anche come il loro nome, il dialetto romagnolo. Gli strumenti relativi ai vecchi mestieri che ora non si usano più, come il banchetto da calzolaio e l'incudine che usava sempre il calzolaio. E anche il martello. Il museo va vissuto. Se era una sedia a reazione, se ti si fossi seduto saresti volato nel cielo. Era un trono utilizzato dal re dei Villanoviani. Quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo. E l'idea di utilizzare i personaggi dei cartoni animati dei fumetti ti ha fatto sorridere? Sì, perché sono riuscita anche a guardare quelli dei miei compagni e devo dire che sono molto belli. Sì, che l'hanno provvisionato a Castello Arquato. Potremmo giusto incominciare facendo alcune interviste a coloro che furono ingaggiati come comparse. Io sono l'impiccato, il primo a sinistra della scena girata sotto la rocca di Castello Arquato. Ciao, sono Faisal e sono qui per rispondere al primo quesito. Come arrivare a Castello Arquato? Il modo più semplice sarebbe a piedi, magari come i pellegrini della Via Francigena. Quali sono i tuoi primi ricordi del quartiere e della città di Ravenna? Dici perché vi siete trasferiti qui, in che anno? E qua abbiamo fatto un'analisi strutturale dell'opera, siamo andati a individuare i punti chiave dell'opera e andandoli poi a disegnare su un foglio e poi riprodurre tridimensionalmente in argilla. Sei nello spettacolo? Rinaldo. Asia Battaglia. Faccio una parte di Bradamante e una di Marfisa. Lucia Vespignani. Angelica. Qual è stata l'esperienza più divertente del progetto? Beh, di sicuro anche truccarsi così. Non è stato male. Costruire le scene. Mettere insieme tutto lo spettacolo. E la più noiosa? La costruzione dei pupi. Scrivere le parti.